Binary Domain fa del suo meglio usufruendo delle recenti meccaniche third person shooter, riproponendo la classica impostazione a coperture, oramai collaudatissima, riservandosi però di lasciare un tocco personale grazie al risalto dato alla collaborazione con i membri del gruppo, con cui poter imbastire strategie d'attacco e di difesa. Il rapporto con i membri del gruppo, da coltivare rispondendo alle molteplici domande a risposta multipla proposte nel corso del gioco, è indispensabile per far sì che il team esegua i comandi impartiti in battaglia. Team con ognuno un'arma principale da potenziare, spendendo i punti raccimolati in battaglia nelle decine di shop sparsi nel gioco. Altro punto di forza di Binary Domain è l'ottima gestione delle hit response dei nemici robotici, che reagiscono alla perfezione ai danneggiamenti subiti, con azzoppamenti e perdite di arti credibili. Proprietà queste che permettono un pizzico di strategia. Oltre a ridurre la mobilità nemica con la distruzione delle gambe, potremo, sparando la testa a un robot, mandare in tilt i sensori. Il malcapitato, non distinguendo più tra amici e nemici, inizierà dunque a sparare indistintamente all'impazzata. Peculiarità che, se sfruttata a dovere dal giocatore, permette di trovare improbabili alleati nel cuore delle file nemiche. Sorprendentemente buona l'IA avversaria, mediamente superiore a quella vista nell'ultima uscita dello sparatutto Epic, il che dona ulteriore spessore al gunplay. Ma la cosa che più lo distingue in positivo dai migliori third person shooter in commercio è la massiccia presenza di boss fight. Intense battaglie contro robot alti come palazzi, incentrate per lo più nel colpire il nemico in determinati punti, facendo prima saltare le pesanti corazze a suon di piombo, sono la base di Binary Domain, scontri epici ed adrenalinici che richiedono una certa strategia e mobilità. Le continue sparatorie sono ben progettate ed il ritmo di gioco è serrato ed irresistibile, spezzato opportunamente da spettacolari quick time event e sessioni sui veicoli. La noia non fa davvero parte di Binary Domain. La mappatura e la reazione dei comandi è tratta palesemente dal sistema di gioco di Gears of War. Non è certo originale, ma copiando dal meglio il risultato non può che essere, ed è, ottimale. La storia, nonostante parta in sordina nelle prime ore, pur facendo uso di personaggi cliché a conti fatti attinenti, ma che spesso ricorrono in battute ed atteggiamenti in pieno stile B-movie, il tuo brutto muso? Riesce a coinvolgere il giocatore, mettendo in campo spunti di riflessione etici e morali notevoli. Una sceneggiatura di assoluto spessore, che lo distinguono ampiamente sulla concorrenza, risultando da solo un valido motivo per l'acquisto. Tecnicamente, Binary Domain vive di alti e bassi. Occasionalmente si verificano compenetrazioni poligonali evidenti, con texture plasticose e piatte, non certo nuove ai fan della saga di Yakuza, specialmente sulle armi, che danno un risultato all'occhio sin troppo giocattoloso. Il comparto animazioni è occasionalmente poco credibile, specie nel trasporto di armi ed oggetti pesanti. Sottofondi musicali adrenalinici ed elettronici di stampo yakuziano accompagnano l'avventura sempre col giusto piglio. Diverse bocche da fuoco hanno un campionamento poco convincente e il doppiaggio italiano è altalenante. Si passa da buone interpretazioni ad altre decisamente dimenticate. Non ti sia convinto che obbligarti possa migliorare il tuo atteggiamento. Possiamo spendere qui i nostri soldi. La qualità delle frasi pronunciate dal team di battaglia è povera e di dubbia interpretazione. Ogni giudizio sulla modalità cooperativa online è stroncato sul nascere dai frequenti problemi di lag, che rendono questa modalità dalla natura poco approfondita, del tutto accessoria e trascurabile. Binary Domain è single player. Per chi cerca un gioco online, il consiglio è di rivolgersi altrove. Con una durata stimabile intorno alle 8-9 ore, il gioco Siga raggiunge in pieno la media del genere a cui appartiene.
Finendolo non si sbloccano extra, tuttavia il divertimento di rigiocarlo, magari a livelli di difficoltà superiori, non è trascurabile. È da sommarsi la possibilità, attraverso una nuova partita, di provare a salvare tutti i membri del team, affinando ulteriormente il rapporto con questi, qualora non vi fosse riuscito nella prima run. Purtroppo l'online, più che mai accessorio, non dà motivi extra, a parte lo story mode, per continuare ad inserire il gioco a lungo nella console. Binary Domain è un gioco imperdibile per ogni amante dei third person shooter e più in generale consigliato ad ogni amante del buon videogame. Sebbene dal nome poco altisonante, non china la testa dinanzi al top game del genere e seppur a livello di gameplay è poco originale, per certi versi ne esce ancora più completo, specie sul fronte boss battle e narrativo.